Inutile, sembra che a volte uno a dover sempre ribadire questo concetto, sembra di piangersi addosso, ma è la verità. Da quando è iniziata questa stagione siamo più o meno in emergenza sempre, soprattutto nel reparto difensivo. Quello che poi voi sapete come la penso, da lì si costruiscono le nostre prestazioni. Più da lì che da tutti gli altri reparti, quindi non sono certo felice di questa situazione continua o quasi, però è sempre stato il mio pensiero che è quello che in emergenza si è fatto anche delle buone partite, si è sempre trovato delle risorse con le quali molte volte si è fatto anche prestazioni sopra le righe, no? Sopra le migliori aspettative. E questo è quello che io spero si faccia proprio in questa partita, oltretutto, come voi ben sapete, per tantissimi motivi difficilissima. Tutto in alto mare. Ad oggi non si sa quasi niente di tutti quelli che voi sapete che non sono certi di poter giocare. E quindi sia San Marco che Lucchini, poi Pieri, poi c'è il discorso anche della valutazione di Campagnaro che in condizioni normali avrebbe dovuto fare dei diversi allenamenti prima di poter essere impiegato perché viene da un infortunio di lunghissima durata e è da pochissimo che tocca la palla insieme agli altri, quindi c'è anche questa situazione da valutare visto che siamo in emergenza totale. Sto prendendo in considerazione tutto e quindi anche Campagnaro, poi anche lui stesso, al di là del rendimento eventualmente che avrà, bisogna vedere quanto sarà la durata nella partita stessa se dovesse essere impiegato. Quindi c'è una serie di dubbi che in questo momento non so darvi tante risposte e poi insomma c'è venerdì e sabato, e tutto sarà deciso più che oggi. Domani o addirittura domenica mattina. Abbiamo, come dissi anche l'altra volta, poi alla fine abbiamo fiducia in questo arbitro perché è bravo, di personalità, oltretutto anche umanamente, una persona di spessore intelligente. Proprio ho avuto il piacere anche di scambiarci due parole in più quando faceva il quarto uomo, eccetera. Quindi poi Rosetti non è un arbitro, cioè, è una garanzia, quindi io ho fiducia in lui. Lui sa benissimo più di noi quello che deve fare come un arbitro, quindi c'è bisogno che glielo dica io. E c'è la grande fiducia nella persona e nel professionista. L'unica cosa che mi sento di dire, per quanto riguarda le polemiche, soprattutto le nostre, perché io non guardo mai la casa di altri o faccio valutazioni che non sono proprio ferrato al 200%, però sulle mie sì. È vero che c'è stato questo errore arbitrale a nostro favore la partita di Torino, ma ad esempio ho visto, è andato anche un nostro giocatore ospite in una trasmissione importante che si è fatto vedere un fallo su di lui che non era quello, per dire, mentre io ho rivisto con tranquillità che sullo 0-0, un momento importante dove noi abbiamo costruito, e lo ricordo a chi non l'ha detto, due o tre palle gol anche nel primo tempo col Torino, abbastanza nitide, una delle quali era proprio di Del Vecchio che aveva la palla sulla testa in posizione ottimale, è stato spostato proprio dalla traiettoria della palla mentre la stava colpendo e per me era un rigore nettissimo e se voi andate a vedere i filmati, non so se mi inquadravano, io ho parlato col quarto uomo per 5 minuti per fargli vedere questa situazione, per dirgli questo era rigore e quindi voglio fare, ecco, questo lascia un po'. Poi se non c'è stato, noi non siamo stati così bravi o attenti a farlo a sottolineare queste cose, però se l'errore c'è stato sul gol annullato al Torino, ce n'era uno prima altrettanto importante che poteva spianarci la strada e voi sapete quanto sia importante sbloccare la partita, soprattutto come stavamo nel primo tempo e che partita si poteva verificare dopo, che il Torino era costretto a cambiare tattica totalmente. E doveva fare la partita e in questi casi molte volte la Sampdoria ha chiuso con risultati rotondi certe prestazioni. Quindi questo mi garbava che qualcuno l'avesse detto
detto un pochino più con attenzione, perché poi si è fatto tutto questo discorso e anche lì, per come stavamo giocando e per l'occasione che poi abbiamo creato anche dopo che c'è stato l'annullamento del gol, non era detto che noi non vincevamo 2-1, perché come abbiamo fatto un gol e ne abbiamo sfiorati altri 3 o 4, o 2 o 3, insomma quelli, e sapendo che forza la nostra squadra quando dice di fare certe manovre e di mettere in difficoltà l'avversario, quindi a me non mi tocca, non mi sembra di aver così, se si, un termine brutto, rubato niente, anzi se si va a vedere il computo delle azioni importanti fatte dalle due squadre, noi siamo sempre, anche in questa partita che ho detto subito nella quale siamo stati meno brillanti, abbiamo creato 5-6 palle gol, mentre per una disattenzione loro l'hanno avuta il primo tempo con Amoruso, e la vera occasione è stata prima del rimpallo di Pieri, il palo netto aveva preso, aveva colpito Amoruso di testa. Queste sono le uniche due occasioni del Torino che ha creato, mentre noi ne abbiamo creati 5-6 anche in questa partita, quindi questo mi fa sentire tranquillo nel senso di aver meritato quello che abbiamo poi ottenuto in punti sul campo. No, no, è stato un oggetto il martedì stesso, ma i miei giocatori ormai siamo talmente in sintonia che da soli me l'hanno detto, l'hanno ammesso tutti, ma l'avevano, dico la verità, l'avevano quasi ammesso fra primo e secondo tempo quando io ho cercato di dare una scossa, e se avete visto quasi subito ho fatto alzare due dalla panchina, proprio perché fra primo e secondo tempo ho detto ragazzi ho 3 cambi soli, perché qui dovrei, per come vi conosco, per come stiamo interpretando la partita, e siamo a parte il portiere 10 che siamo sottotono tutti dal primo all'ultimo, proprio a livello di tutto, come vi ho detto a fine gara, sono dello stesso opinione. I ragazzi mi hanno detto senza, ecco, non ci siamo dati una spiegazione logica a nessuno perché non la sappiamo, prendiamola come una giornata di apatia totale, di un bioritmo che c'era nell'aria, perché non c'è una spiegazione, che forse questa l'ho detta io e gliel'ho detta anche a loro, e loro mi hanno detto probabilmente poteva essere solo quello, perché si stava benissimo col Bologna, si era iniziato benissimo contro la Roma, forse proprio questo fatto, è come la macchina era pronta per fare questa partita importante con la Roma, e l'adrenalina è calata, non si è giocato, il trambusto di non essersi allenati nemmeno al ritorno perché c'era agenti atmosferici incredibili, ci ha portato ad essere un po' così, non arrivare alla partita al meglio, ecco, brillanti sia mentalmente che di gambe, però credo che da questo punto di vista sia una cosa proprio passeggera del momento, un episodio, perché non c'è un riscontro di la squadra in 3 giorni non può aver cambiato totalmente lo stato fisico e mentale, insomma. E però ritorno a ribadirvi che proprio ammettendo questo e vedendo questo e avendo giocato, al di là di guardare solo noi stessi, no, come si sta facendo, però c'era una squadra forte, motivata, che aveva messo sotto l'Atalanta la settimana prima, con un assetto tattico difficilissimo da affrontare, con giocatori di alto livello e di spessore, nonostante ciò, ritorno e ribadisco quello che ho detto prima, abbiamo meritato sul campo, a livello di prestazione, anche in questa gara di vincere, di meritare la vittoria, e questo ci dà grande forza per il futuro, vuol dire che quando noi, come siamo sempre andati, andremo alla ricerca della miglior prestazione nostra, di stare bene, possiamo mettere sotto chiunque e fare il risultato contro chiunque. Questa è la cosa che ci conforta di più. Ecco, noi andiamo a cercare sempre la prestazione e proveremo in tutti i modi a mettere in difficoltà questa grande squadra che è il Napoli nel proprio campo, e voi sapete benissimo cosa dà la squadra locale questo grande pubblico che hanno, no? Questa grande atmosfera che poi c'è in questo periodo. E noi è una prova di maturità, se si vuol dire, però da questo punto di vista, quando siamo stati bene e eravamo al completo, l'abbiamo già fatte partite di altissimo livello in stadi importanti. In questo senso bisogna capire e vedere bene come si affronterà la partita, anche negli effettivi, chi potrò mandare in campo in certi reparti, perché ripeto, soprattutto a Napoli bisogna stare attentissimi alla fase difensiva, perché hanno dei giocatori straordinari in una forma straordinaria, tipo cito 2 nomi o 3 su tutti, Gargano, Hamsik e Lavezzi, in questo momento sono dei giocatori incontenibili a vederli dall'esterno, quindi se noi non saremo attenti e bravi con i nostri giocatori a limitare anche queste 3 fonti di gioco, ma poi
c'è tutto il resto della squadra, se no mi tocca citarli quasi tutti o tutti, lì si rischia di fare male, perché questa la, poi se noi invece saremo bravi a cercare di contenere al meglio, come abbiamo fatto in altre partite, questi giocatori, per esempio alcuni dei quali ho citato, no? Questi tre qua e altri, e noi il nostro gioco sono convinto andremo a svilupparlo sempre, perché ce l'abbiamo ormai nel DNA, quindi la fase attiva passerà molto da come faremo la fase passiva, e questo è l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso, e mi sarebbe piaciuto affrontare questa partita con l'organico al completo. Sarebbe l'ideale, però sapete benissimo che da tirare fuori c'è di mezzo il mare, cioè nel senso, io, se voi mi avete seguito da quando sono arrivato, io ho sempre parlato ai miei giocatori in un certo modo, di fare la fase difensiva e poi quella offensiva in un certo, cioè al meglio di noi stessi, come prepariamo tutte le gare, scordandosi gli spalti, diciamo, se siamo in casa o fuori. Questo è stato un concetto che ho cercato subito di inculcare a tutti, e come intenti sono sicuro che l'hanno recepito, però quando si va fuori casa non è mai facile, e quante volte l'ho dato ai nostri tifosi, proprio perché comunque quel quid in più, l'adrenalina, tante cose, te la trasmette anche il tifo a favore o contro, cioè ti dà dei vantaggi importanti, no? Sentizia. E lì bisogna che i giocatori dentro la loro testa si convincono di fregarsene in questi casi qui, cioè di entrare in campo e trovare questi stimoli forti da soli e giocare come fossero in casa. Ecco, ripeto, tante volte ci siamo riusciti, alcune volte meno, dico anche la verità. Sono due giocatori, voi le accomunate, per me le vedo molto diversi. Cassano gioca in un modo e Lavezzi gioca in un altro. Io non, da un punto di vista tecnico e individuale non faccio questo raffronto. Poi voi sapete benissimo che non mi garba parlare di, soprattutto quando si parla di noi, di uno solo, perché noi giochiamo bene e facciamo bene se tutta la squadra gioca. Noi non siamo dipendenti da un giocatore, anzi, se a volte il giocatore deve integrarsi bene con i compagni, allora sono venuti fuori i risultati e tutto. Non vi ricordo, e ve lo scordate spesso, che anche senza Cassano questa squadra, quando è mancato, ha fatto 4 vittorie e un pareggio, forse il miglior periodo dell'anno scorso. È chiaro che non mancava oltretutto solo Cassano, mancava anche Bellucci, mancava Campagnaro. Quindi io voglio, e se anche non mi verrete dietro, io dentro di me non parlerò mai di un giocatore singolo nella mia squadra, perché sono convinto che la nostra forza sia solo l'organizzazione e il gruppo e il modo in cui si scende in campo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dietro questi discorsi non ci verrò mai. Da padre gli sono vicino, perché a volte, siccome appunto sono anche padre, e se mi metto davanti a certe situazioni, come un padre di famiglia, se mio figlio mi chiede una cosa del genere, che faccio? Al di là del lavoro che fa, no? Chiaro che sembra di farla apposta, nel momento in cui siamo in emergenza e succedono tutte insieme a noi, ci dobbiamo sempre sudare tutto. Che devo dire? Non so che dire di più di quello che ho detto, dico la verità. Certo, da professionista, allenatore della Sampdoria, oltretutto di Bottinelli se n'era parlato anche col Bologna, al di là che poi ho fatto la scelta di lasciarlo in panchina e poi è entrato e si è reso utile anche col Torino. Era un giocatore in grande crescita, finalmente era nella mia testa diventato uno dei possibili titolari, con buone garanzie, come voi capite bene. Comunque sia, questo ragazzo, come si era detto, era arrivato dall'Argentina, doveva capire il nostro gioco, doveva capire i miei meccanismi, doveva integrarsi e aveva bisogno un po' di crescere. Nel momento in cui ha dato l'impressione di essere arrivato a livello di tutti gli altri titolari, va via anche lui, per un altro motivo che non è un infortunio, però bisogna accettarla e andare avanti, come facciamo finta che si è fatto male anche lui, ecco, da un punto di vista professionale. Pensiamo arriverà, più ci pensiamo, no davvero, non, questo sono dati oggettivi, questo è quello che ha visto giustamente l'anno scorso, di questi tempi una partita fuori casa l'avevamo fatta nostra. Speriamo di farla nostra prima possibile, non mi piace dirlo in questa situazione. Noi, allora, se no sembriamo sempre, ragazzi, i nostri tifosi e voi stessi, se volete, le valutate a voi le cose. Ci dobbiamo sudare tutto,
Io addirittura mi hanno detto, non ho potuto vedere, non c'era la partita, non la trasmettevano, però ho saputo che il Partizan ha sbagliato 2-3 gol e lo Stoccarda ha fatto gol negli ultimi minuti, cioè, no? Alcune cose che ci potevano venire a vantaggio non ci vengono mai, i peggiori risultati si sono verificati, quindi questo poi alla fine ce ne deve fregare fino a un certo punto e contare come si è sempre fatto sulle nostre forze. Il nostro destino ce lo possiamo ancora, come si è fatto a Belgrado, portarselo avanti da noi, bisogna fare vincere e fare bene noi e quindi non c'è bisogno di guardare i risultati degli altri. Certo è che, dato che si gioca ogni 3 giorni tante cose, se ogni tanto ci venisse anche un qualcosina a nostro favore non lo butteremmo via. Purtroppo ci accorgiamo che non è così, almeno per ora la ruota da un certo punto di vista è girata, perché in campionato nelle 2 partite ultime si è visto che abbiamo raccolto quello che abbiamo meritato, mentre prima no. Però da un punto di vista generale, tra quello che si diceva ora infortuni, tra i risultati, ma insomma non ci va niente facile, no? Che ci viene un pochino qualcosa a favore. Quindi se poi saremo bravi a ottenere quello che noi speriamo, bisognerà prendersi un po' più meriti, no? Perché tutta farina è il nostro sacco e siamo stati bravi noi eventualmente a far tutto, insomma.